amici, oggi per Mentalismi Impossibili sono con la mia amica di sempre, Lisa Fusco. Ciao Luca. Ciao cara. Ma tu sei sicuro? Ecco, questo lo vedremo. A me è possibile entrare nella mia mente. Io penetrerò il cervello di Lisa Fusco. Ci sto un cervello? Quello dobbiamo vedere un attimo, ma ci riusciremo. Io ti chiederò di fare un disegno, però prima di fare questo disegno facciamo un piccolo processo mentale insieme. Certo. Dammi le mani. Chiudi gli occhi, respira profondamente. Vorrei che tu immaginassi, Lisa, sì, di tornare indietro nel tempo, sì, quando avevi 7 anni. E chi si ricorda? No, ma non ti devi ricordare, intendo qualcosa. Ora, immagina di essere a scuola, davanti a una lavagna, sì, una lavagna nera, sai, quelle che ci sono. Le lavagne nere. Esatto. Immagina di prendere un gessetto, sì, e immagina di fare un disegno. Non dirmelo che disegno stai facendo. No, ma non lo sto facendo. Però immagina, immagina soltanto di fare questo disegno. Ancora devo fare. E fallo sto disegno. Fallo questo disegno, Lisa Fusco, nella tua mente però, Lisa Fusco. Chiudi gli occhi. Perché tu parli e ho capito. Disegno. Ma io se parlo per... Ragazzi, questi sono i mentalismi impossibili, perciò si chiamano mentalismi impossibili, vedete? Allora, chiudi gli occhi, chiudi. Ti ho chiuso. Ora guarda il lacrima che ho capito. Dici. Immagina questo disegno. Su posso disegnare? E comincia a disegnare. Okay, però ti do un aiuto. No, scusa, disegno è personale. Una cosa semplice, niente di più. Già fatto, già ci disegnato, già fornuto. Sarà difficile. Okay. Già ci fatto. Allora, apri gli occhi. Quando aspetti, il disegno ci possono stare tanti elementi o un solo elemento. Una cosa facile, niente di complicato. Un disegno che poi la gente da casa riconosce, capito? Non fa. Ma deve essere elementare di 7 anni o come lo disegnerei adesso? Ma anche come lo disegneresti adesso, però niente di troppo complicato. Vabbè, faccio un disegno, ho fatto già. L'hai fatto quello, già. Rimane sempre quello. Rimane sempre. Già ci sta. Perfetto. Apri gli occhi. Eccomi. Ora, per dare una prova di quello che stai pensando, io ora ti chiederò di fare questo disegno. Certo. Ok? E tu indovini che disegno ci fai? Probabile, non lo so. Allora, prima cosa ti do il mio bigliettino da visita. Tu dovrai fare questo disegno qua. Non farlo vedere a nessuno, neanche a lui, neanche a me. Certo. Quindi lo fai, lo tieni così, faccia in basso nella tua mano. Sì. Ok? Poi dopo lo andiamo a isolare, così non tocca a nessuno. Vai. Io mi giro, così non guardo, io non guardo. Lisa Fusco sta facendo un disegno. Ora bisogna capire se poi riuscirò a indovinarlo. La vedo dura, però ci proviamo. Lisa, quando hai finito? Ho fatto. Hai fatto già? Sì. Ok, posso girarmi? Te. Ok. Aspetta, allora fa una cosa, perché io ho bisogno delle tue mani. No, lo lascio qua così non lo tocca a nessuno. Ora ascoltami, che ho bisogno delle tue mani. Lì è isolato e non lo tocca a nessuno. Meno male, non sei che fatto, sennò tu lo vedevi. Infatti. Allora. Ora guardami un attimo, sì, perché ora io e te andremo a guardare insieme questo disegno. Certo. Ok? Sì. Cioè cosa vuol dire? Che io ti chiederò di immaginare di disegnarlo, certo, però su una parete trasparente. Sì. Perché così io posso vedere dall'altra parte quello che tu stai pensando. Ma devo fare col dito? No, non devi fare, devi solo pensare. Okay. No, solo pensare, pensa soltanto. Guarda. Stai rilassato. Devo pensare? Pensa al disegno, però stai rilassato. E guarda me. Guardami negli occhi. Devo pensare che lo sto disegnando o già finito? Già finito. Ok, già finito, lo tengo già nella testa. Ok, perfetto. È bellissimo. E no, tu lo disegni. Ah, grazie. Vabbè, comunque è bellissimo il disegno mio. Ah, pensavo che ero io. lo disegno. Allora, c'è qualcosa di curvo in questo disegno, vero? Sì. Provo anche io a fare un disegno, speriamo che tu ci riesci, perché pensi che tu non lo farai mai. Allora, non ci guardami riuscirà. un attimo. Allora, c'è qualcosa di curvo probabilmente qua. Sì. È vero? Mi sto sentendo male. Dammi un attimo la mano. Luca, ma tu veramente fai? C'è qualcosa sotto di... C'è una linea sotto. Sì. Allora guarda, non so se è esattamente questo, ti dico la verità. Io ti dico la verità qui. Ci sto provando perché io non sono bravo a disegnare. Vediamo qual è il tuo guarda, disegno. Guarda, però tu non mi fa impressionare. Allora, il tuo disegno era? Cos'è questo? Un omino su una barca? Sì. Ti faccio vedere io quello che ho sentito, sì, dalle tue mani, dal tuo viso. Questo è per te. Regalo Luca, questo è quello che faccio. Luca, ma come hai fatto? Luca, no,
Tu non hai mai fa fessa a me. Uguali. Cioè, non proprio uguale, però essenza. Guarda che era difficile, te l'hai fatto difficilissimo. No, ma infatti, tu potevi mai immaginare che gli faceva una barca capella e una coppa che saluta. No, no! Soprattutto quello sopra che saluta. Cioè. Ma Luca, ma tu sei. Mamma, ma tu hai visto a Luca che ha fatto? Non ho parlo. Luca, voglio fare una foto? No, che poi. Voglio un altro disegno? No, no, no! Voglio un altro disegno! Io sono sconvolta, io sono scandalizzata, cioè, non scandalizzata. Ma io immagini tu, scandalizzata, io sto proprio, come fa, cioè, è impossibile, guarda. Cioè, ieri convinta, io ho temuto che lui facesse una brutta figura che faceva un cuore, un paesaggio solo, ma da me, una barca, capella, è uno che fa così. Ma quando è che lo potevi mai indovinare? L'hai indovinato?